Ciao fan del gioco calcio e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi prendiamo il volo verso la terra di Sardegna per parlare del logo del Cagliari. Prima, come sempre, sigla. Aio! Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo video e di seguirmi sui miei social. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Piccola intro, così. Lo stemma dei quattro mori è il simbolo del Cagliari sin dalle origini ed è il simbolo della Sardegna, perlomeno dai tempi del dominio aragonese. Dal 1952 è anche la bandiera ufficiale della regione autonoma della Sardegna. Il primo stemma societario, dagli anni 30 fino allo scudetto, era uno scudo con una metà rossa e una metà blu, colori societari tra l'altro, una bandiera dei quattro mori quadrata posta sulla parte blu e una fascia bianca dove era presente il nome del club. Nel 1971 vede la luce un nuovo logo del Cagliari con un ingrandimento dei quattro mori che diventano il centro del disegno. Vi è inoltre uno schiarimento dei colori e l'aggiunta di uno scudo giallo che racchiude il tutto. Siamo nel 1993, dove un restyling voluto dal presidente porta alla creazione di questo tributo, tra l'altro, allo scudetto vinto dalla società sarda negli anni 70. Come vediamo, il logo ha una forma alquanto strana, che però conserva dentro di sé tutti gli elementi caratteristici dei design precedenti. Questo logo rimase solo per tre stagioni, per fortuna direi anche, quando una sua evoluzione venne inserita all'interno di un ovale che segnerà un altro decennio. Infatti veniamo a quello che forse è il logo più conosciuto del Cagliari. Come possiamo vedere, all'interno praticamente ha il logo precedente contenuto dentro un ovale, ovale a sinistra colorato di blu e a destra di rosso, colori alternati, colori alternati con il disegno interno dove sono presenti i quattro mori. Nelle stagioni 2010-11 e 2014-15 la società utilizza questa versione alternativa del logo, dove come unica aggiunta vede una corona d'alloro all'esterno del design ovale. Nella stagione 2015-16, dalla stagione 2015-16 è presente l'attuale stemma creato dalla nuova dirigenza, che ha previsto un ritorno allo scudo triangolare usato in passato con un vistoso ingrandimento dei quattro mori che per la prima volta sono l'elemento portante dello stemma, mentre la partizione rosso-blu è limitata al contorno dello scudo. Arriviamo al momento delle piccole curiosità! I colori sociali del Cagliari sono sin dalla fondazione il rosso e il blu, colori della città sarda di Cagliari, riportati anche nel gonfalone e nella bandiera comunale. Anche se prima di vederli come colori sulle maglie della squadra bisognerà aspettare. Infatti il primo completo indossato dai sardi era di colore bianco. Il fondatore Gaetano Fichera, essendo un medico chirurgo, riadattò dei camici bianchi che vennero utilizzati come maglie da gioco. Dalla fondazione della società nel 1920 fino al 1992-93 sulle maglie da gioco figurava solamente lo scudetto con i quattro mori, pur esistendo già degli stemmi ufficiali della società. Il Cagliari è, assieme a Genoa, Bologna, Napoli e Verona, tra le sole squadre ad aver vinto i campionati di Serie A, Serie B e Serie C. Per la prima volta nella storia, inoltre, i quattro mori del logo attuale si adeguano alla legge regionale del 1999 che riformò la bandiera sarda. Anch'essi infatti ora guardano verso destra e hanno la benda in fronte e non sugli occhi per simboleggiare la vista al futuro. Per concludere,
vi dirò perché i sardi hanno un motto molto particolare, ovvero Forza Casteddu. Casteddu non è altro che il termine sardo che in italiano sarebbe Cagliari. E qui si concludono le curiosità. Amici, termina qua il nostro viaggio in terra sarda. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di farmi sapere quale secondo voi è il logo più bello di quelli che vi ho portato oggi. E noi, come sempre, ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!